ridente terra di Puglia, dove la vite rappresenta interessi notevoli ed occupa una superficie estesissima, l'Aspor è stato usato su larga scala già da alcuni anni. Con questo prodotto, considerato ormai l'anticritogamico dell'avvenire, può essere protetta con tempestività la vite dagli improvvisi e talora gravissimi attacchi del suo nemico numero uno, la peronospora. Oltre a ciò, l'Aspor, a differenza dei tradizionali prodotti rameici, stimola lo sviluppo vegetativo della vite, la quale assume un aspetto lussureggiante. Per questi motivi, il nuovo antiperonosporico è stato ed è tuttora oggetto del maggiore interessamento di tecnici ed agricoltori delle Puglie. San Paolo Civitate, non lungi da Foggia, il dottor Di Girolamo ha seguito con molto interesse le prove nei razionali vigneti dell'azienda Venditti. Foglie sane di un verde intenso lasciano intravedere una raccolta abbondante e di ottima qualità. Cerignola, nell'azienda Guerra, il professor Saltarelli, insieme al proprietario signor Basilio, ha potuto controllare la grande efficacia dell'Aspor, evidente nella perfetta formazione e nella lucentezza dei grappoli. Alberobello, vivamente pittoresca e suggestiva con i suoi trulli a gruppi o allineati, è circondata da una vasta zona viticola, ben nota per i suoi ottimi vini da pasto. Il dottor Colucci, capace proprietario del luogo, è un entusiasta dell'impiego degli antiperonosporici a Cuprici Montecatini e con soddisfazione non fa mistero degli ottimi risultati ottenuti. Oltre Brindisi, ricca di vestigia romane e porto di notevole importanza, ci si inoltra nella più importante zona viticola della Puglia. Nella grande e fertile azienda, diretta con sapiente capacità dal commendator Teodoro Titi, l'Aspor è stato applicato su larga scala con successo, anche a confronto dei tradizionali prodotti rameici. Anche non lontano da Lecce, l'azienda Venturi ha mostrato come con tempestivi trattamenti con Aspor i risultati siano sempre eccellenti. Verso l'estremo lembo della regione, a Galatina, interessantissimi sono stati gli impieghi dell'Aspor a Collemeto, presso l'azienda sperimentale dell'Ispettorato Agrario Provinciale. A San Nicola di Gallipoli, il cavaliere Aurelio Raeli, vero pioniere della zona, ha già da tempo notato che l'uso appropriato dell'Aspor non porta soltanto un aumento notevole di peso nei grappoli, ma anche un più elevato grado zuccherino.
l'azienda del Cavalier Bianco a San Pancrazio Salentino, i tecnici dell'Ispettorato Agrario, con il loro autorevole giudizio sulle prove sperimentali, hanno contribuito notevolmente alla migliore utilizzazione dei nuovi mezzi chimici, a salvaguardia della viticoltura locale. Nella vasta e verdeggiante plaga abitata di Manduria, nota ovunque per gli ottimi vini, i trattamenti con l'Aspor sono stati effettuati sotto il controllo di esperti studiosi. Poco distante, a Grottaglie, primeggia per razionalità il vigneto del dottor De Mitri, noto ed attivo animatore delle più svariate iniziative agricole provinciali, anch'egli ammiratore dell'Aspor. Anche a Pala Gianello, nell'azienda del commendator Ostuni, l'Aspor è stato largamente usato, con completa soddisfazione di tutti in un ambiente di notevole interesse. Oltre Taranto, la città dei due mari dall'importante ed esteso porto, possiamo concludere questo breve giro panoramico dei vigneti pugliesi. A San Giorgio Ionico, l'azienda modello del professor Consiglio primeggia nella produzione delle uve da tavola ed è meta continua di visitatori entusiasti. Scienziati e tecnici di ogni parte d'Italia e dell'estero convergono qui per attingere utili notizie dall'esperienza del proprietario e per ammirare i risultati pratici ottenuti in questa azienda eccezionale. Anche qui, naturalmente, l'Aspor è impiegato da anni con successo indiscutibile. Sotto simile guida, la vendemmia arriva serena ed una produzione eccezionale è il premio meritato di tante cure e di tanto lavoro. Uve da tavola squisite, dai grappoli invitanti e dai dolci chicchi turgidi ed uguali, sono il frutto più apprezzato del sole di Puglia. Più di 900.000 quintali di uve da tavola vengono ogni anno prodotte da questa regione ed inviate nei più lontani mercati d'Italia ed Europa. Ma non sono famose soltanto le uve da tavola delle Puglie. Lo sono, e forse ancor più, anche le altre uve, che danno origine ad un vero fiume di vino di più di 7 milioni di ettolitri, che va a solcare ogni contrada d'Italia. Chi non ricorda lo Squinzano, il Barletta, il San Ferdinando, i vini di Manduria e del Tarantino, quelli rossi d'attaglio, i filtrati dolci e tanti altri, quali i vini bianchi, secchi e da dessert, i rossi e rubini d'arrosto, i moscati, i generosi passiti, la malvasia. Tutta una gamma di colori, di gusti, di aromi che portano in ogni dove la gaiezza e la vivace bellezza della terra di Puglia. Il tiepido sole autunnale illumina di una luce calda le sterminate piane vitate. Nell'azienda Candido, come in tante altre della bella terra di Puglia, si conclude con moderna razionalità ed appropriata attrezzatura il ciclo colturale.
L'uomo ha così aiutato la vite a vivere e a fruttificare abbondantemente. Ed ora, con l'accurata raccolta del frutto, la scelta oculata dei fermenti e la guida magistrale dei mosti irrequieti, assicurerà al vino quelle doti di pregio che lo trasformeranno nella più nobile delle bevande, nella bevanda più lieta, amica inseparabile della sua vita.